Una storia d'amore iniziata 55 anni fa. Siamo nel 1973, in un paese della Germania, a Düsseldorf, e la coppia Manfred e Gerda decidono di passare le loro vacanze in Italia, insieme alle loro tre figlie, Marina, Manuela e Marietta. Un giorno, leggendo un giornale locale, hanno notato un annuncio che riportava la città di Fano, città di mare. Rimasti colpiti da quelle immagini, riportate da quel quotidiano, decidono di partire per l'Italia. Un viaggio durato 2 giorni. A quell'epoca le infrastrutture ancora non esistevano e l'autostrada del sole, finiva a Bologna. Ma quel giorno, appena arrivati, Manfred e Gerda rimasero rapiti dal patrimonio artistico e culturale della città, dalla sua vivibilità, ma soprattutto dal buon cibo e dai prodotti tipici locali. Manfred come lavoro è un pubblicitario, ma nella sua anima è un artista, e quindi come tutti gli artisti a lui piacevano le cose belle, e Fano l'ha sempre colpito per la bellezza della città, per la bellezza della spiaggia, per la bellezza delle colline e soprattutto per la bellezza dei fanesi. In quei giorni trascorsi a Fano, Manfred e Gerda imparano l'italiano, imparano a fare la pasta fresca, a scoprire il fritto misto o addirittura a gustarsi la vera moretta. Un'esperienza unica per la coppia, che per ben altri 25 anni decidono di trascorrere le loro vacanze estive a Fano e nelle restanti 30 per celebrare avvenimenti importanti come anniversari o compleanni. Oggi noi li abbiamo accolti qui in comune proprio perché la moglie di Manfred, Gerda, è venuta a Fano a festeggiare gli 80 anni del suo compleanno, e proprio oggi invece avrebbe festeggiato 61 anni di matrimonio. Dopo aver visitato e scoperto l'intera città, i due hanno anche realizzato un libro intitolato Fano amore mio, con foto e descrizioni in tedesco dei luoghi più belli e interessanti, anche dell'entroterra. Questa mattina, alla presenza dei figli e dei nipoti, il comune ha omaggiato Gerda con una targa a riconoscimento per la tanta fedeltà nel scegliere la città di Fano come principale meta delle loro vacanze. Una famiglia di turisti che non perde occasione per venire nella città e per poi portare in Germania quelli che sono i contenuti della città, quindi ne siamo molto orgogliosi, e grazie alla segnalazione del consigliere Luigi Scopelliti oggi gli abbiamo consegnato un attestato di riconoscimento e un'attestazione di stima per quello che hanno fatto loro per la città di Fano.